quadrangolare dell'amicizia, siamo a Catanzaro, prima sfida contro Rende, Daniele Grilli inarrestabile, un buon passo verso il campionato. Beh, ci dovevamo preparare appunto per il campionato che inizia la prossima settimana. Siamo partiti un pochino molli, anche se era una C1 dovevamo stare attenti appunto ai due americani, però per il campionato, come ho detto prima, che dato che ci dobbiamo preparare, siamo partiti un po' molli, siamo stati un po' contratti, poi alla lunga siamo usciti. Una tua impressione sull'avversario, sul Rende, in particolar modo proprio sugli americani, Dyson Award? Beh, gli americani forse loro sono un po' più, giocano un po' più isolati, da soli, così, dovrebbero giocare un po' più insieme. Con una buona amalgama, e il gruppo l'ho visto, cioè, si sbattono, si sacrificano, possono far bene. Ci eravamo lasciati in radio qualche settimana fa, come l'hai vista la Viola in queste amichevoli? Beh, la Viola anche con noi ha fatto una buona partita, un'ottima impressione, una squadra quadrata che sa dove andare, sa i suoi punti di riferimento e anche ottima anche in difesa per la ripartenza. Dove può arrivare il tuo Barcellona? Beh, il mio Barcellona, innanzitutto iniziamo appunto con un derby con Cefalù e quello è fondamentale. E sicuramente i playoff, perché è una piazza così importante, deve puntare ai playoff. Noi giochiamo partita dopo partita, siamo appunto giovani, una squadra sia giovane che senior, una giusta amalgama, quindi si punta sempre al massimo. Troverai un avversario che conosci molto bene, il playmaker di quella Viola qualche anno fa ormai, c'era anche Giacomo Sereni, il tuo capitano, sto parlando di Paparella, una bella sfida. Beh, una bella sfida, già l'abbiamo sentito, già è bello carico, siamo carichi tutti e due, sì, è bello ritrovarlo dopo due anni, tre anni che ha passato lì in Argentina e sarà una bella partita sicuramente. Bocca al lupo. Crepi.